5 condanne ed un'assoluzione. Si è concluso così il processo agli operatori sanitari della RSA degli orrori, quella di Prato Vecchio Stia. Una drammatica vicenda fatta di botte, offese ed umiliazioni ai danni degli anziani ospiti della struttura, venuta alla luce nell'aprile 2018 a conclusione di una meticolosa indagine dei carabinieri. Mi sono fatto più né voi e né mi conne, capito? Sta brava un pochino, stai ferma! Ad incastrare gli ossa le immagini shock immortalate dalle telecamere nascoste piazzate dai militari, per tutti l'accusa era quella di maltrattamenti. Ogni caso è un caso a sé, quindi c'è chi si è comportato in un modo, c'è chi in un altro, c'è chi lo motiva in un modo, c'è chi lo motiva in un altro. Erano sicuramente imputati che avevano delle difficoltà lavorative, questo è emerso nel processo, dovute alla situazione anche oggettiva in cui venivano svolti il lavoro. 3 degli imputati avevano patteggiato la pena a 2 anni, altrettanti invece avevano scelto la strada del rito abbreviato, 2 adesso sono stati condannati ad 1 anno e 8 mesi, 1/3 invece è stato assolto. Le immagini hanno potuto chiarire che i fatti che venivano contestati, nel caso del soggetto che ho difeso io, non erano quelli descritti nel capo di imputazione e non erano in ogni caso idonei a integrare nessuna fattispecie di reato. Per tutti gli imputati, infine, è stata applicata la sospensione condizionale della pena.